Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi rispondiamo ad una domanda che mi è stata posta direttamente su messaggio privato e dal momento che la persona purtroppo non ha Facebook e mi ha contattato su Instagram, decido di rispondere direttamente qua. Al di là del fatto che se mi contattate e mi fate una domanda, io vi consiglio di farla sul mio gruppo di Facebook perché possono nascere delle discussioni molto interessanti per tutti. Allora, questa domanda che mi è stata fatta mi chiedeva: non riesco ad estendere la colonna, ok? Quindi rimango sempre chiuso e vorrei capire perché non ce la faccio. Puoi darmi qualche input? Puoi darmi la soluzione a questo problema? Quindi se anche tu senti di far fatica a fare questo movimento, quindi a estendere la colonna e tendi a rimanere sempre chiuso così, continua a guardare questo video perché ti mostrerò le due grosse situazioni che si possono presentare e come per una ci sia soluzione, per l'altra invece no. Ti sembrerà una cosa assurda, però purtroppo non tutti possiamo estendere la colonna della stessa quantità, ok? L'estensione totale della colonna è dovuta al contributo di ogni singola unità e nel complesso queste singole unità, che sono le singole vertebre, contribuiscono a dare una curvatura, ok? Questa curvatura può essere raggiunta da tutti? Punto di domanda. Purtroppo no. Ci sono delle situazioni dove a seguito dello sviluppo, quindi il termine dello sviluppo di tutto quello che è l'apparato scheletrico sostanzialmente, c'è una conformazione della colonna e una conformazione dei singoli snodi, cioè delle singole vertebre, per cui se hanno una forma un po' particolare riducono la possibilità di andare a ampliare certi angoli e nel complesso promuovere un'estensione della colonna, come per esempio chi ha il dorso curvo. In quel caso non ci sono esercizi che vi faranno migliorare e se vi fate una radiografia alla colonna probabilmente vedrete che effettivamente ci sono dei contatti tra le vertebre tale per cui non si riesce a creare ulteriore spazio. Se invece questo problema non ce l'hai, e tra parentesi un bravo fisioterapista dovrebbe riuscire a capirlo e anche un ortopedico dovrebbe riuscire a capirlo, per riuscire a estendere nuovamente la colonna tu dovrai fare due cose: dovrai ridurre tutta la tensione delle muscolature che agiscono direttamente sulla colonna, per esempio portando le spalle avanti, e tutte le muscolature che agiscono indirettamente sulla colonna lavorando per esempio sui segmenti mobili. Quindi vi faccio un esempio. Nel primo caso, se io ho gli addominali molto accorciati, è probabile che questi ultimi vadano a chiudere lo sterno sul pube, quindi succede questo tipo di lavoro e di conseguenza aumenta quella che è la cifosi toracica e io farò fatica a estendere la colonna. L'altro caso, quello in cui ci sono delle muscolature che possono incidere sui segmenti mobili, sono per esempio tutti i muscoli rotatori interni, i muscoli antepositori dell'omero, tutti i muscoli adduttori, come mi viene in mente per esempio il gran pettorale, il gran rotondo, il gran dorsale, e tutti questi muscoli tirando in avanti la spalla in questo modo fanno sì che questa spalla cada in avanti. Per esempio un altro muscolo stupido è per esempio il capolungo del bicipite, che questo può concorrere a portare la spalla in avanti. Quando la spalla cade in avanti è ovvio che aumenta la cifosi toracica. Quindi anche in questo caso avete capito come ci possono essere molteplici cause, quindi se non riesci a estendere completamente la colonna magari è il caso di farsi dare un'occhiata e riuscire a capire qual è la causa iniziale, e una volta che hai capito la causa iniziale, che può tranquillamente derivare da un'abitudine che hai tutti i giorni oppure ad un esercizio fatto male oppure a un accorciamento che ti tiri da tanto tempo, come per esempio a seguito di un'operazione chirurgica, una volta che hai capito la causa agisci su quella, cerca successivamente di rinforzare la muscolatura dei paravertebrali in modo che la tua postura possa tornare ad essere quella di una volta.